inaugurata dal presidente della provincia Nicola Zingaretti alle porte della capitale la scuola delle energie all'interno del centro ricerche Casaccia dell'Enea. Sarà il polo formativo per il territorio di Roma e provincia per la certificazione delle nuove figure professionali del settore. Andrea Marini. La gestione di energie e rifiuti risultano essere nuove professioni qualificate, settori nei quali la domanda di specialisti è superiore all'offerta, essendo questi campi divenuti in pochi anni il grande redditivo business del nuovo millennio. Così anche la provincia di Roma è scesa in campo con la Scuola dell'Energia, una struttura per la formazione professionale destinata agli operatori del settore energetico. La scuola si trova all'interno del centro ricerche Casaccia dell'Enea, che da ente per l'energia atomica si è riconvertito in ente per le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile, il quale fornisce e garantisce la certificazione professionale dei corsi che sono conformi agli standard europei del settore. Lo scopo è formare personale qualificato che possa fornire garanzia di competenza professionale ai cittadini e al tempo stesso offrire ricadute economiche e di crescita per le imprese che hanno investito nella formazione del proprio personale. Ci sono molti fattori positivi. Il primo, utilizziamo un'eccellenza italiana come l'Enea per fare formazione di qualità ai ragazzi e alle ragazze. Dimostriamo che si può collaborare tra istituzioni diverse anche in momenti di difficoltà e dimostriamo che mettendo a frutto la ricchezza che c'è sul nostro territorio, come questo importante centro di ricerca, miglioriamo e non poco la qualità della formazione per i nostri ragazzi.